Benvenuti ragazzi e bentornati come sempre sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi su un nuovo episodio di FIFA 16, ma non vi porto la solita Road to Division 1, ma oggi ho deciso di portarvi il Draft Foot Team. Quindi oggi proveremo questa nuova modalità che sul canale ragazzi non vi avevo mai portato. Quindi ho deciso di portarvela oggi. Allora andiamo subito a vedere il modulo. Abbiamo il 4-2-2-2, 4-3-1-2, 3-5-2, 4-3-3 difensivo o il 3-4-3. Ragazzi, io direi di fare un bel 4-3-3 però difensivo, così comunque abbiamo la possibilità di difendere ma attaccare allo stesso tempo. Ok, allora vediamo subito ragazzi, attenzione qui. Subito vediamo. Allora attenzione ragazzi, qui c'è anche da vedere l'intesa. Abbiamo Aguero, Piqué, Sterling, If e Iniesta. Ragazzi, io prendo il mitico Aguero perché mi piace tanto, quindi la Packard list, la Premier League, scusatemi, c'è. Partiamo dal portiere, vediamo un po' il portiere. Subito vediamo un po' chi abbiamo. Animai, Trapp, De Paris Saint Germain. Cioè non c'è un cazzo di portiere ragazzi inglese. Ragazzi, io direi di prendere Trapp, non so se voi siete d'accordo. Quanto scudo. Sì, ok ragazzi, prendiamo Trapp. Andiamo col primo difensore centrale, vediamo chi mi capita. Thiago Silva ragazzi, Thiago Silva che quindi fa anche intesa, quindi subito Thiago Silva in difesa. Secondo difensore centrale, che ragazzi, direi di prendere, per ora prendo Diego Godin, poi vediamo. Andiamo col terzino destro, abbiamo Danilo del Real Madrid, quindi potrei abbozzare a fare più che altro una liga. Danilo Carvajal, ragazzi prendo Danilo. Terzino sinistro, vediamo chi esce, attenzione. Beh, insomma ragazzi, vorrei prendere Evra, però prendo Adriano, almeno abbiamo una difesa per tre quarti tutta spagnola. Vediamo il primo CDC chi sarà. Attenzione, De Rossi, Lam, il tedesco, Matic. Prendiamo Matic ragazzi. Secondo CDC, un cazzo di niente. Che cagata ragazzi a sto punto. Ma ragazzi che brutto. Prendiamo lui, va Abraham. Vediamo il CC chi sarà della nostra formazione. Abbiamo Marco Verratti, Biglia, Pjanic. Ragazzi io prendo il mitico Marco Verratti. Ok, vediamo AS chi è. Attaccante sinistro, eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Ovviamente ragazzi, Cristiano Ronaldo, non potevo non prenderlo. Vediamo attaccante destro. Ragazzi, Di Maria, Lucas, Salah, Candreva. Io prendo anche il Di Maria. Che ragazzi, per ora l'intesa non è altissima, 74. Ok ragazzi, allora questo è l'epilogo del Draft Foot. Questi sono i migliori giocatori che ho trovato. Questi sono, vabbè, Real Madrid, tutte le valutazioni. Ho 71 di intesa, valutazione squadra 86. Ok ragazzi, eccoci giunti alla prima partita. Anche il nostro avversario, ho visto che è ben messo. Ovviamente avendo una valutazione alta troverò tutti gli avversari con valutazioni alte. Lì c'ha Cristiano Ronaldo e non mi ricordo chi altro. Comunque ragazzi, ci ha giocato di forti, quindi dobbiamo stare subito attenti. Ragazzi, c'è un lag assurdo, non so se si vedrà la registrazione, ma sta iniziando a laggare e questa cosa già non mi piace. Ragazzi, sto giocando anche contro il lag, vi giuro. No ragazzi, no, è solo Ronaldo, è solo, e c'è il gol. No vabbè, però ragazzi non si può giocare con questo lag, sta laggando tantissimo. No, ma miracolo. No Ghiro, maledizione, miseria. No. Ragazzi, non sto riuscendo a giocare, sta laggando tantissimo, non riesco a trovare il tempo degli interventi con questo cazzo di lag. Ramsey dentro subito, proviamo a recuperare, cazzo Bale, dai, dentro ancora, bel pallone Bale, fai prima a tirare. Ok ragazzi, proviamo a recuperare sta cazzo di partita, se fate anche sti cazzo di errori. Niente da fare ragazzi, niente da fare. Dritto per dritto,
Tiro di Galet Parate, sta laggando. E che cazzo. Lagga, come non so cosa lagga. Attenzione, attenzione Aguero. Aguero, gol 2-1. Scorcia le distanze. Aguero che sta per lasciare il campo, ma prima di uscire ha fatto il gol del 2-1. Andiamo così. Attenzione, non riesce a tenere palla, tiro e pareggio. Pareggio, due pari. Rimette la partita in piedi. Rimette la partita in piedi. Due pari in pochissimi minuti, ragazzi, ho ribaltato tutto. Ancora dentro, bravo Matip. Dentro ancora, grande palla. Attenzione, c'è lui, c'è CR7, tiro, gol 3-2. Ribalta tutto e passa in vantaggio. Passa in vantaggio, 3-2, CR7, grande CR7, 3-2. Nel secondo tempo, ragazzi, ho ribaltato tutto, vediamo di mantenere il risultato, attenzione. Ancora Gareth, dentro, prova il tiro, fuori di pochissimo. Neymar, Neymar ancora, se ne va, Neymar, dentro per CR7, attenzione, come punta centrale CR7, CR7. All'interno dell'area, nulla da fare. Tu attenzione che ha sbagliato. Mamma mia, di pochissimo non riusciamo a togliere palla, ragazzi. No, 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 no. Pallone messo fuori, quasi gol dell'avversario che va vicinissimo al pareggio. Neymar che va via, attenzione. Pallone messo fuori. Tiro! Miracolo del suo portiere. No! No, grande Danilo. Ok, ragazzi, partita finita. Ho vinto 3-2, quindi la prima partita del Draft Food Team sono riuscito a ribaltarla. E quindi andiamo avanti, ragazzi. Ok, allora per questo episodio, ragazzi, è tutto. Nel prossimo episodio vi continuo a portare la prossima partita del Draft Food Team, così vediamo quanto riesco ad andare avanti. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, come sempre, lasciate un like, commentate, condividete il video. Ovviamente, ragazzi, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!